Buon pomeriggio e benvenuti in questa prima edizione del TG6. Sottoscritto oggi all'Aquila, a Palazzo Silone, un protocollo di intenti sulla semplificazione normativa tra Regione Abruzzo e Ministero per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa. A pochi giorni dal 14° anniversario non sono mancati riferimenti al sisma e alla ricostruzione da parte del Ministro Maria Elisabetta Alberti Casellati. Vediamo. Sono passati 14 anni e ancora la ricostruzione non è terminata e la semplificazione normativa, il lavoro che noi ci apprestiamo a fare è anche quello di agevolare la ricostruzione e quindi anche la ripresa economica di questa terra, perché guardate, la burocrazia è una sorta di freno a mano rispetto all'economia ed è uno stalker rispetto alla vita dei cittadini. Io sto firmando questi protocolli di intesa con le varie regioni per sentire, per ascoltare quelli che possono essere le esigenze che vengono da ciascuna regione, dai territori, e abbiamo costruito tavoli tecnici dove i nostri esperti, gli esperti della regione, gli esperti del ministero, andranno ad individuare le priorità che potranno essere da un lato quello della semplificazione, come ha ben prima detto il Presidente, una sorta di pulizia normativa delle leggi regionali, ma poi anche capire quelle che sono le priorità di semplificazione che coinvolgono invece la legge nazionale, per poter sollecitare poi attraverso il mio, è un ministero trasversale a tutti i ministeri, dei provvedimenti utili a questa regione. Noi vogliamo agevolare i cittadini che già oggi si trovano di fronte a tantissime difficoltà, perché è sotto gli occhi di tutti, abbiamo il caro carrello, il caro energia, l'aumento delle materie prime, e quindi di fronte a queste difficoltà quantomeno aiutare quella che è la quotidianità del cittadino e agevolarla e aiutare le imprese ad attivarsi, a fare. Noi vogliamo soltanto che uno possa lavorare in maniera tranquilla e non possa desistere dall'aprire un'attività per il fatto di dover adempiere a delle formalità francamente inutili. Sta per volgere al termine il Vinitaly di Verona, la rassegna dedicata al mondo enologico. Per l'Abruzzo riconoscimenti arrivano anche dai dati relativi all'export 2022, mentre per il futuro la Regione ha messo in atto Abruzzo Sostenibile. Stefano Recanati. Dal Vinitaly di Verona giungono notizie più che positive per l'intero comparto vitivinicolo regionale. L'esportazione di vino abruzzese nel 2022 ha sfondato il tetto dei 220 milioni di euro di fatturato, con una crescita rispetto all'anno precedente dell'8%. Il dato è stato elaborato dal Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo sui dati del centro estero delle Camere di Commercio. Per quanto riguarda l'export destinati ai singoli paesi, la Germania 20% e gli Stati Uniti 13%. Sono stati i principali mercati raggiunti dalle cantine abruzzesi. Per quanto riguarda i dati relativi all'imbottigliamento, sempre nel 2022 si conferma la significativa presenza di vini abruzzesi nella grande distribuzione, dato che tradotto nel mercato corrisponde ad oltre 130 milioni di bottiglie di vino abruzzese vendute nel mondo. Il vino più amato resta il Montepulciano d'Abruzzo, seguito dal Trebbiano d'Abruzzo e dal Cerasuolo d'Abruzzo. Segnali positivi arrivano dalla DOC Abruzzo, che valorizza i due vitigni autoctoni per eccellenza, in particolare il pecorino e la passerina. Riscuotono successo anche le bollicine abruzzesi, che iniziano ad affermarsi con dati importanti sia nel mercato nazionale che nel mercato internazionale. Il mondo vitivinicolo abruzzese ha registrato anche quest'anno una forte crescita, almeno l'8%.
con punte in alcuni settori che superano la doppia cifra. È la dimostrazione di quello che dicevo, che c'è una grande crescita ma c'è ancora una grande potenzialità. All'evento fieristico più importante del settore, la nuova sfida della regione si chiama Abruzzo Sostenibile. Che cos'è Abruzzo Sostenibile, che può sembrare così uno slogan tanto per farlo? Innanzitutto abbiamo dato concretezza dandogli corpo e con il nome che è del nuovo CSR, dello sviluppo rurale abruzzese, dove per sostenibilità intendiamo quella capacità di sostenibilità ambientale che parte dal valore della nostra regione, che ambientalmente ha 3 parchi nazionali, ha un parco regionale, ha più riserve regionali, di una sostenibilità che è una sostenibilità economica, cioè che abbia quella capacità, le nostre aziende abbiano quella capacità economica di poter diciamo, mantenersi e soprattutto guardare in prospettiva a crescere, innovazione, digitalizzazione, e che sia oggettivamente una sostenibilità sociale che quindi possa dare lavoro, possa dare i diritti, possa dare i servizi. Cambiamo pagina, la Gran Sasso Teramano ha deciso di opporsi all'ordinanza del Tribunale di Teramo che ha disposto il sequestro degli impianti sciistici di Prati di Tivo e Prato Selva. Entro 20 giorni un collegio dovrà confermare, modificare o revocare la decisione del giudice. Tania Bonnici Castelli. È una guerra infinita quella che si sta combattendo per gli impianti di Prati di Tivo e Prato Selva. La Gran Sasso Teramano ha deciso di rispondere con un formale reclamo all'ordinanza del Tribunale di Teramo che ha disposto il sequestro cautelativo delle infrastrutture sciistiche, accogliendo il ricorso del precedente gestore nominato custode degli impianti stessi. La provincia di Teramo e i soci della GST, nel corso di un'assemblea alla quale hanno partecipato anche i sindaci di Pietracamela, Antonio Villani, e di Fano Adriano, Luigi Servi, sentiti anche i legali della società, hanno deciso di proporre un reclamo all'ordinanza del Tribunale. La gestione temporanea degli impianti riattribuita a Marco Finori, ex gestore, comprometterebbe anche la ripartenza della Seggio Cabinovia, rientrata nel possesso della provincia di Teramo solo 2 settimane fa. Sulla questione interviene il presidente Camillo D'Angelo. La decisione di proporre il reclamo rispecchia l'intenzione di giungere in tempi brevissimi a una soluzione della vicenda. Della provincia di Teramo e che possa concretizzarsi quella che è una priorità dell'amministrazione provinciale, ovvero la piena funzionalità degli impianti per l'avvio della stagione estiva. Attraverso il reclamo sarà possibile impugnare il provvedimento del Tribunale di Teramo e chiedere che venga valutato da un collegio che nel corso di un contraddittorio potrà assumere altre informazioni e acquisire nuovi documenti. Entro 20 giorni il collegio dovrà pronunciare un'ordinanza non impugnabile con la quale confermare, modificare o revocare la precedente ordinanza di sequestro. Le associazioni esercenti chiedono alla Giunta Masci di poter affrontare con serenità la stagione estiva. Basta polemiche dopo il piano di risanamento acustico. Paolo Renzetti. Un accordo sulla gestione della movida in città tra i vari attori. A chiederlo sono le associazioni di categoria unite che, dopo aver contestato il piano di risanamento acustico dell'amministrazione comunale, auspicano la fine del braccio di ferro. Abbiamo fatto un comunicato congiunto in cui chiediamo l'azzeramento del piano acustico. Degli studi fatti a novembre hanno dimostrato come, e anche con pochissima presenza, questi valori di decibel si superano, quindi non è sicuramente il piano acustico lo strumento giusto per ottenere quello che vogliamo tutti, cioè un patto di convivenza tra i residenti e le attività sul modello Parma. E ci sono altri strumenti che vogliamo condividere con il comune per far sì che Pescara non perda assolutamente questa vocazione di città accogliente, città della notte, una movida sana e intelligente. Anzi, occorre investire di più, ci sono anche dei comuni che hanno creato la delega o economia della notte per evidenziare quanto può essere importante. Più zone attrattive ci sono, più c'è modo per i ragazzi, per le persone, per distribuirsi in tanti punti, e quindi questo già in automatico ridurrà questa problematica. Sicuramente col piano acustico non andiamo a nessuna parte. Si chiede alla Giunta Masci di lavorare con uno scopo comune in vista della prossima estate. Questo è un appello che facciamo all'amministrazione, è il momento di riunirci e di fare un passo indietro su alcune scelte che noi avevamo osteggiato già a suo tempo, perché rappresenta uno strumento per pochi.
giochi per creare delle problematiche a un'economia, all'economia cittadina. Non dimentichiamoci che non è più un problema di Piazza Muzio o di Pescara Vecchia, ma questo è un problema della città. Nel piano acustico è scritto che l'obiettivo è quello di ridurre la ricettività, quindi di ridurre il numero di persone in zone che fondamentalmente vivono di quello, c'è un commercio, c'è un indotto, quindi credo che sia arrivato il momento di sfruttare eventualmente anche delle esperienze di altri comuni. Genova ad esempio ha previsto degli incentivi per degli infissi antirumore, sia per i privati che per le attività. Prato sta sperimentando i telefoni assorbenti, esistono le soluzioni. Andiamo a Chieti, nessuna polemica da parte del vice sindaco Paolo De Cesare circa la fuoriuscita dalla maggioranza di Damiano Zappone, eletto proprio nella lista civica di De Cesare. Una scelta da rispettare, dice il vice sindaco, ma l'attività amministrativa in questo delicato momento per la città deve andare avanti. Il servizio di Gianluca Centofanti. Paolo De Cesare, ieri un consigliere eletto nelle sue liste, ha ufficializzato il passaggio a Forza Italia. Qual è il suo commento? Ma il mio commento è quello di un affetto che rimane immutato nei confronti di Damiano, con il quale ho sempre avuto un ottimo rapporto soprattutto gli rivolgo un in bocca al lupo per il suo futuro, per il suo futuro politico. Questa è stata la sua scelta, io chiaramente non voglio entrare nel merito di quella che è stata la sua scelta. Dispiace che era in un, abbiamo creato per la prima volta a Chieti un progetto importante con il contributo di tutti, anche il suo, quello di realizzare un polo civico, non si era mai visto prima questo in città di un'ampiezza così importante. Stiamo governando e peraltro in tutte le sue proposte Damiano è stato supportato, pertanto secondo me poteva continuare questa esperienza di governo a vantaggio della città e dell'amministrazione, soprattutto in un momento così delicato per la città, anche dal punto di vista finanziario, bisogna continuare a governare con senso di responsabilità, lo dobbiamo fare tutti insieme. Io credo che in generale chiunque venga eletto attraverso il contributo di componenti di una lista, soprattutto se questa è una lista civica legata a un candidato sindaco che ha messo su queste liste, in qualche modo debba essere riconoscente e grato a tutti coloro i quali hanno contribuito a determinare il quorum dell'elezione poi di quel consigliere, e quindi probabilmente quantomeno un passaggio era doveroso. Io comunque gli auguro il meglio, gli auguro come dicevo affetto e un forte in bocca al lupo, perché è un ragazzo sicuramente valido, giovane, con entusiasmo, però ecco, speriamo che sia anche la sua un passaggio all'opposizione sicuramente con un approccio costruttivo. Se i nostri alleati avranno un comportamento rispettoso nei nostri confronti, come noi lo abbiamo sempre avuto nei loro, se, anche perché è la prima volta che in quasi 3 anni ci siamo trovati con diversità di vedute su un provvedimento, a differenza magari anche dello stesso centrosinistra, dove al proprio interno più volte è capitato che non è stato votato un provvedimento magari anche più importante di quello di cui stiamo parlando. Quindi io credo che ci possano essere delle perplessità, dopodiché se c'è buona fede, come io credo, bisogna rimettersi uniti a correre per la città. Consiglio comunale questa mattina a Pescara, in discussione il bilancio 2023. L'assessore Eugenio Seccia spiega ai nostri microfoni l'importanza del documento portato in aula, che prevede 5 milioni in più rispetto al passato per il sociale. È in discussione in Consiglio Comunale a Pescara il bilancio dell'amministrazione Mascia. Da ieri si sta discutendo in aula. Che bilancio è questo? Abbiamo voluto redigere un bilancio non in epoca pandemica, quindi non approvare un semplice documento che molto spesso, come è successo negli anni scorsi, doveva essere stravolto, ma dare la possibilità a tutti gli uffici del Comune di programmare le esigenze, la risposta alle esigenze dei cittadini per 365 giorni. Parlo ad esempio del sociale.
sociale che praticamente ha ben 18 milioni di euro, con 5 milioni di euro in più rispetto all'anno precedente, seppur ovviamente proveniente dagli enti sovraordinati al Comune di Pescara, ma che comunque hanno trovato risposta in 78 azioni da fare sul territorio a beneficio delle classi più deboli. Parlo delle politiche del territorio, quali ad esempio la cultura, i grandi eventi, che abbiamo voluto stanziare ciò che serve per una programmazione coerente per 365 giorni. Parlo della cura e manutenzione del verde, che abbiamo voluto stanziare per tutto l'anno anche questo. Tra le priorità è anche la manutenzione degli asfalti e delle strade cittadine, che oggi nel complesso dei comuni italiani trovano una difficoltà del reperimento di risorse. Abbiamo stanziato ben oltre un milione di euro per fare questi asfalti, congiuntamente agli interventi più grandi provenienti anche dal PNRR e dagli altri progetti sulla mobilità. Quindi cercheremo di dare una risposta importante con 127 milioni di euro di spesa corrente. La cosa importante è che il Comune di Pescara ha raggiunto tempi di pagamento medio dei fornitori di 28 giorni, quindi diamo anche un'iniezione finanziaria alle imprese del territorio, e sostanzialmente ad oggi registriamo una cassa positiva di 10 milioni di euro, che ovviamente non avevamo da tempo, e strutturalmente positiva, e non impiegheremo risorse finanziarie per pagare gli interessi come avveniva in passato. È auspicabile una condivisione su alcuni punti specifici anche da parte delle opposizioni? Noi ogni anno abbiamo un'interlocuzione con le parti sociali e con le opposizioni per trovare quelli che sono un po' le esigenze più attenzionate dalle opposizioni. Anche quest'anno l'abbiamo fatto, è aperto un tavolo con l'opposizione per trovare un punto tecnicamente di caduta su quelle che sono le risposte del bilancio. Anche quest'anno è così, e tant'è che in queste ore gli uffici sono al lavoro per trovare le risposte più opportune da dare alla minoranza, sapendo ovviamente che la maggioranza è solida, sta governando e ovviamente ha il diritto di dettare la linea politica. In controtendenza assoluta, Teramo è l'unica provincia abruzzese dove il numero degli studenti aumenterà nell'anno scolastico 2023-2024, mentre in Abruzzo si prevedono 913 alunni in meno. A Teramo ci saranno 194 studenti in più, grazie all'integrazione dei bambini ucraini. Il servizio. Nel prossimo anno scolastico 2023-2024 la provincia di Teramo sarà in controtendenza in Abruzzo sul numero degli studenti. L'ufficio scolastico regionale ha reso noto che nelle scuole abruzzesi a settembre si prevedono 913 alunni in meno. Nel teramano invece ci saranno 194 alunni in più, soprattutto per l'effetto dell'integrazione dei 280 bambini e bambine provenienti dall'Ucraina. Su questo tema interviene la CGIL di Teramo, che stigmatizza il grande lavoro che in silenzio stanno facendo i docenti e tutto il personale, a volte supportati da associazioni e da volontari, per non lasciare indietro coloro che sono stati costretti ad abbandonare le loro terre per effetto di una sciagurata guerra di invasione. Per il sindacato tutto ciò avrebbe bisogno di non contare solo sulla buona volontà del personale scolastico, ma su interventi importanti della politica locale e nazionale. Da quello che si apprende, gli organici dei docenti non saranno aumentati in maniera adeguata per far fronte al nuovo scenario. Ci saranno 24 posti per l'insegnamento dell'educazione motoria nelle classi quarta e quinta della primaria. I posti in organico docente saranno 3.351, a cui vanno aggiunti 295 per il potenziamento e 777 di sostegno rispetto ai 722 dello scorso anno. In conclusione, aumentano solo i posti di sostegno, mentre gli altri restano invariati. Complessivamente per il prossimo anno scolastico 2023-2024 sono previsti 4.423 posti in organico docente. La CGIL segnala ancora che nell'attribuzione degli organici continuano ad essere penalizzate le aree interne e i territori soggetti a spopolamento, poiché il calcolo viene fatto in base al numero degli alunni. Parliamo ora della rappresentazione della Passione di Cristo a Gesso Palena, in programma domani sera alle 20:30, illustrati i dettagli dell'evento.
Sindaco, qual è il programma della manifestazione? Come si snoderà questa processione? Allora, la rappresentazione principale si terrà nell'abitato di Gessopalena, nel centro urbano. Là verranno riproposte le ultime scene della vita di Gesù Cristo, per poi spostarsi verso il borgo medievale, dove appunto ci sarà la cornice dei quadri viventi, e al culmine del borgo verrà realizzata la scena della crocifissione. Invito tutti quanti a partecipare, perché è un qualcosa di unico, emozionante, in uno scenario davvero quasi surreale, quale è quello del nostro borgo medievale. La regione Abruzzo è vicina a tutte le manifestazioni, soprattutto quelle che si svolgono all'interno del nostro Abruzzo. Sicuramente è un'occasione per vedere questa manifestazione ormai, insomma, che si svolge dal 65, ma sicuramente per godere dei luoghi come Gessopalena dell'interno Abruzzo, che è sicuramente un borgo bellissimo, con un proprio borgo medievale, quindi unire la cultura tradizionale abruzzese alla scoperta dei luoghi belli d'Abruzzo. Speriamo che il tempo sia clemente, però siamo sicuri che ci sarà un grosso afflusso di pubblico che avrà l'occasione, dicevo, di visitare angoli belli d'Abruzzo. I testimoni di Geova di tutto il mondo si accingono questa sera a commemorare la morte di Gesù Cristo. A Città Sant'Angelo l'appuntamento è per le ore 20 al Teatro Comunale. L'evento è aperto a tutti, il servizio. Una decisione, quella di astenersi dal celebrare la Pasqua, basata fortemente sulla Bibbia, la quale incoraggia a usare la saggezza e la capacità di pensare piuttosto che limitarsi a seguire tradizioni umane. E così questa sera alle ore 20 presso il Teatro Comunale di Città Sant'Angelo, la comunità dei Testimoni di Geova celebrerà l'annuale commemorazione della morte di Gesù Cristo, corrispondente al 14° giorno del mese lunare di Nisan del calendario ebraico, lo stesso giorno in cui Gesù morì nell'anno 33. Un evento che Gesù iniziò per primo circa 2000 anni fa e che comandò ai suoi discepoli di ripetere regolarmente, e nel nostro caso, secondo le scritture, annualmente. Perché è importante questo evento? Perché ci dà la possibilità di capire quanto il sacrificio di Cristo comporta dei benefici per ognuno di noi. E in un mondo privo di pace come quello di oggi, essere diciamo orientati verso i valori cristiani è fondamentale per dare un senso alla nostra vita, ma anche per darci la possibilità di affrontare i disagi della quotidianità. Un evento che ha visto lo scorso anno la partecipazione di circa 20 milioni di persone nel mondo e oltre 426.000 in Italia. 460.000 persone che hanno assistito alla commemorazione l'anno scorso, ma se lei considera che c'è un testimone di Geova ogni 241 cittadini, questo vuol dire che ci sono parecchie persone interessate a questo evento, ma noi vorremmo che chiunque possa assistere, perché sicuramente sarà di beneficio alla sua fede. Le tensioni economiche, i conflitti nazionali e i disordini sociali indicano che la fiducia nel futuro è ai minimi storici. Un messaggio anche per questo periodo molto complicato. Grazie, è vero. Sono stato colpito dagli eventi tragici dei suicidi recenti che sono avvenuti proprio in questa bellissima regione che è l'Abruzzo, che è una specie di oasi oggi. Eppure le persone sono disperate, alcune pur essendo istruite, colte, per bene, però non vedono prospettive. Ecco, il messaggio cristiano che si incentra sul regno di Dio offre queste prospettive a chi è disposto ad acquistare fede studiando le sacre scritture. E ora la pagina dello sport, Serie C. La gara di due giorni fa ha dato chiare conferme sul percorso di crescita del Pescara. Sabato a Taranto però ci saranno almeno tre novità nell'undici base a causa di altrettante certe defezioni. Arbitrerà Alberto Ruben Arena di Torre del Greco. Peraltro nella prossima giornata ci sarà lo stop ai minutaggi per tutta la Serie C, il servizio. Serviva confermare i progressi di Catanzaro. Il primo tempo di due giorni fa con la Virtus Francavilla lo ha fatto. Il Pescara di Zeman prosegue il suo percorso di crescita. 45 minuti giocati con intensità e con trame offensive che hanno messo alle corde la squadra avversaria. 4 gol segnati e potevano essere di più. Poi il secondo tempo che non è piaciuto al Boemo, che si sa vuole una squadra insaziabile, mentre il Pescara ha pagato dal 4-0 è entrato nella modalità gestione che da sempre non gratifica Zeman, il quale non
non ha mancato di rimarcarlo, anche se nel finale la squadra aveva tirato fuori la splendida azione del 5-0, vanificata da una errata segnalazione di fuorigioco. 5-0 che avrebbe meglio espresso la differenza dei 90 minuti piuttosto che il 4-1. Tridente in gran spolvero, i numeri di Lescano sono tornati a impennarsi, record personale di gol in campionato, i 16 attuali migliorano i 15 realizzati in D con la nuova Igea Virtus. Quarta doppietta stagionale, la terza con Zeman dopo quelle con Juve Stabia e Catanzaro, con Colombo quella alla Fidelis Andria. Seconda doppietta bianca-azzurra per Merola e bottino totale di 6 gol. Non ha segnato Colai, che però è sembrato sempre più dentro i meccanismi zemaniani. Dovrà imparare a essere più determinato e a giocare la palla più volte di prima intenzione senza tenerla troppo. Poi sembra avere tutto per completarsi con gli altri. Il suo bottino, un palo e un assist e mezzo a Merola. Così sembrano restringersi gli spazi per gli altri, delle Monache, De Sogus, Vergani, Cuppone, elementi che però Zeman, stando alle sue dichiarazioni, tiene in considerazione. Fa specie la parabola di Cuppone, giocatore determinante nel super trimestre di Colombo, mai titolare con Zeman, relegato a 62 minuti nelle 6 partite del Boemo, che lo ha lasciato in panchina nelle ultime 2 gare. Eppure nel calcio mai dire mai, e potrebbe arrivare la partita in cui Cuppone può rivelarsi decisivo e rilanciarsi. Il neo di 2 giorni fa è l'infortunio di Plizzari, forte distorsione alla caviglia e stop di 1 mese, questa è la prima diagnosi in attesa di ulteriori esami. Spazio dunque a Sommariva. Una curiosità, dalla prossima giornata stop ai minutaggi e per tutti gli allenatori maggiore libertà di fare scelte senza dover fare caso alle date dei calciatori. In casa Pescara questo ad esempio lenisce il danno di non avere a Taranto il 2000 Plizzari e il 2001 Milani, quest'ultimo squalificato al pari di Brosco. In difesa dovrebbe giocare a sinistra Crescenzi, altrimenti Zeman dovrebbe varare una difesa ancora più inedita qualora facesse debuttare Gozzi. Casting aperto per giocare al fianco di Mesic, Boben al momento pari in lieve vantaggio su Ingrosso e Pellacani. Dalla Cintola in su difficile vedere cambiamenti per la gara di sabato allo Iacovone contro un Taranto che il tecnico Ezionino Capuano caricherà a dovere per trovare quei pochi punti che ancora mancano alla matematica salvezza. Pugliesi a più 5 dalla zona play-out. In un palasport di Ortona pieno come nei tempi migliori, la Sieco Ortona batte in 3-7 Catania, ovviamente parliamo di pallavolo, vince il girone e accede alla finale al meglio delle 3 partite contro Fano per la promozione in A2. Beffardo secondo posto per l'Hub Pineto che in attesa dei playoff sabato sempre contro Fano si giocherà la Supercoppa. Sergio Zappalorto. La Sieco Ortona compie l'ennesima impresa pazzesca e, trascinata da un pubblico di altra categoria e dai gioielli Marshall e Cugna, ultimo arrivato, travolge la co-capolista Catania, soffrendo solo nel primo equilibrato set. Partita spettacolare e festa come tempi d'oro. Il tutto in attesa dello spareggio nei giorni 16, 22 e 26 contro quel Fano che ha rischiato tantissimo con il retrocesso Monselice e, a parità finale di punti, ha beffato un Pineto che non solo ha strapazzato tra Link, Milan e Bragato, il malcapitato e condannato Montecchio, ma che avrebbe strameritato di accedere come i cugini allo spareggio diretto per la 2, che bello oltre che giusto sarebbe stato il derbissimo tutto abruzzese. E invece, per una sola stramaledetta vittoria in meno, assurdo regolamento, l'Abba dovrà affrontare, pur se da favorita, la lotteria dei playoff a partire giorno 12 dagli ottavi, prima gara a Bologna, finita al 7° posto, per una sola promozione, tante gare. Ma in B prevedibile sconfitta sul campo della capolista Molfetta di un Montorio già pagato dalla salvetta raggiunta con largo anticipo. In B1 femminile rimonta e dominando il quinto set l'Altino espugna con un 3-2 da applausi Castelbellino, sestetto tenace e di qualità in lotta per la salvezza. Super capitana Orazzi, da segnalare la sua prestazione. Ulteriore conferma di uno strameritato secondo posto in attesa, dopo Pasqua, di ospitare la prima della classe Bologna. In B2, infine, mentre il Teramo domina in lungo e in largo sul Bisceglie, 3-0 senza storia, bruttissimo capitombolo di una falcidiata gara Pescara Project, nelle immagini, che cade in casa contro un Trani battibile ma più esperto. Ora la salvezza è appesa al solito fatidico filo, ma, calendario alla mano, non è detta l'ultima parola. Tutti argomenti questi che saranno approfonditi in serata alle ore 21 nella nostra trasmissione Pallavolè dedicata al mondo del volley, curata e condotta da Sergio Zappalorto. Il TG6 torna con le prossime edizioni alle 19 e alle 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.